questo video, raga, andremo a cercare il nuovo boss del vagabondo qui su Fortnite, che nasconde un sacco di segreti sul nuovissimo evento finale. Proveremo anche a killarlo per ottenere, ragazzi, l'invisibilità. Infatti questo boss ci permetterà di diventare invisibili su Fortnite. Ma prima è solo 5 secondi per lasciare like e iscriverti al canale se anche te non vedi l'ora che esca la nuova season 4 di Fortnite. Quindi veloci, 5, 4, 3, 2, 1, tempo scaduto. Ragazzi, quello che faremo quest'oggi è veramente assurdo. Andremo a scoprire tutti quanti i segreti del nuovo boss, il vagabondo che si trova all'interno della mappa di Fortnite. E per farlo, raga, ci metteremo anche la skin di Mystic, perché così, raga, se riusciremo a killarlo, ci andremo anche a trasformare lui. Andiamo subito in partita, raga. Mi raccomando, un bel like se volete che lo trovo subito, visto che è molto difficile da trovare. E vi ricordo, codice creatore Nax con 2x nello shop di Fortnite. Tra l'altro, raga, è grazie a voi che mi avete commentato che mi ricordo il nome, perché altrimenti me lo sarei ricordato solo in inglese. Comunque è veramente difficilissimo da trovare, ma alcuni di voi, raga, mi hanno detto che si trova in questo benzinaio vicino a Colonne Commedianti. Non mi ricordo chi, quindi non metto il commento, però comunque ringrazio chi me l'ha detto, perché in questa zona, ragazzi, effettivamente molti l'hanno avvistato. Vediamo, raga, se si trova qua. E comunque, visto che non riusciremo a killarlo con le armi, perché dovrebbe essere tipo immortale, cercheremo in qualche modo di dargli fuoco, ragazzi. Esatto, avete capito bene, cercheremo di dargli fuoco per killarlo. Vediamo se riusciamo a vederlo dall'alto, raga. È un boss veramente strano, raga, nasconde un sacco di segreti, probabilmente riguardano qualche evento finale, qualche evento segreto che avremo nelle prossime stagioni, raga, perché vi assicuro è molto... Adesso però, prima di continuare, scrivete nei commenti il nome della skin che sto utilizzando in lobby, e ovviamente dopo che l'avete scritto lasciate anche like se volete un cuoricino al commento. E raga, ho appena ispezionato tutto il benzinaio e vi assicuro, raga, che il boss non si trova qua. Però attenzione, prendiamo tutte quante le taniche di benzina, portiamocele via, raga, prendiamo anche la macchina e andiamo nei prossimi spawner, che dovrebbero essere, se non sbaglio, esattamente in questa casa oppure in questa stazione, praticamente lontanissima. E cerchiamo di trovarlo, raga, dobbiamo assolutamente trovarlo ad ogni costo. Ok, raga, perfetto, eccoci qua, vediamo se riusciamo a trovarlo in questa casetta, raga. Lo spero veramente tanto, speriamo che il codice Nax con 2x ci porti fortuna. Ok, per il momento non vedo niente, raga. Oddio, aspettate, ho visto qualcosa. Raga, ho visto qualcosa, fermi. Ti prego, dimmi che si trova qua dentro. Beh, dobbiamo spaccare tutto, raga, perché altrimenti non vediamo praticamente niente. No, non sei te il boss, che cavolo, raga. Questi nemici sono veramente ovunque, distruggiamolo. Oddio, non ci credo, l'ho trovato, raga. L'abbiamo beccato il boss. Ora non ci resta che tappezzare completamente la casa di taniche di benzina e, beh, farle esplodere al momento giusto, raga. Quindi cerchiamo effettivamente di riempire. Ma non ci credo. No, non posso assolutamente morire adesso. Perfetto, killato il nemico, ragazzi. Ok, ora siamo completamente liberi. Dobbiamo trovare il boss. Raga, non lo sto più vedendo e questa cosa mi preoccupa veramente tanto. Dove cavolo è finito, raga? Cioè, non è che può andare molto lontano. Se il suo spawner è qua, dovrebbe rimanere dove c'è la casa. Ma sembra praticamente svanito nel nulla. Ok, lo so che è un fantasma, ma dovrebbe rimanere qua. E c'è addirittura un pollo, raga, che ci vuole killare. C'è addirittura i polli. Io veramente non ho parole. Meno male ci aveva delle cure. Eccolo, raga, è là. Ok. Fermi, raga. Dobbiamo assolutamente cercare di capire dove sta andando per tirargli la bombola di benzina. La bombola, che cavolo, la tanica di benzina sotto i piedi per far bruciare tutto quanto. Raga, riempiamo anche un po' di legno, così magari brucia anche il legno. Niente, raga, questo è praticamente uno spawn di nemici. Cioè, ne ho killati 4 semplicemente stando fermo. Ok, eccolo, non ci credo, non ce l'abbiamo fatta. Ok, raga, dobbiamo cercare di predictare dove va, perché effettivamente ho già piazzato 2 taniche, ma credo che non saranno sufficienti. Il problema è che ne abbiamo solo 3. Cioè, nella mappa di Fortnite, raga, ci sono tipo 5 taniche. Cioè, veramente non capisco perché questa cosa. Però dove cavolo è il boss adesso? Ok, in teoria anche quest'arma qua, raga, dovrebbe fare danno alle strutture e incendiarle. Quindi magari se finiamo le taniche abbiamo praticamente la torcia per riparazione. E vabbè, raga, io ve l'ho detto, troppi nemici in questo punto. Cioè, ok che ho il codice Nax con 2x e li killo tutti quanti, però che cavolo, vorrei anche killare il boss io. Oddio, eccolo là, raga, non ci credo. Dove? No, raga, la tanica è... Non ci credo, raga, spuna sempre vicino alla tanica, ma non abbastanza vicino che io posso colpirla. Beh, mi sa che qua, raga, è una missione impossibile. Sta addirittura arrivando la tempesta. Ok, raga, proviamo. Oddio, ho 2 taniche, raga. Ho fatto esplodere la prima tanica. Voglio vedere se servirà a qualcosa. Bruciamo tutto quanto, raga, visto che sto anche per morire, oh mio Dio. Raga, raga, l'ho hittato, ho sentito il rumore del danno. Raga, l'ho hittato, quindi vuol dire che ci siamo vicini. Ma ho 20 di vita. Oddio, bende, perfetto. Raga, curiamoci velocemente. L'ho hittato di nuovo. Oddio, l'abbiamo killato, raga, non ci posso credere. Raga, iscrivetevi al canale, lasciate like adesso, perché abbiamo fatto un qualcosa di quasi impossibile. Ok, ha droppato una pistola comune, ma fermi.
Ragazzi, pronti? Ci trasformiamo nel vagabondo! No, aspettate, che ca... Raga, non ha fu... Perché non ha funzionato? Oddio, ah, perché siamo in... nella tempesta, ok, fermi. Ok, se esco dalla tempesta, in teoria, posso trasformarmi. 3, 2, 1... Raga! Raga, si... Oh mio Dio! No, 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 no! Raga, ha funzionato! Siamo diventati invisibili! Non ci credo! Raga, non ci posso credere! No, 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 ragazzi, non è un bug! È che quando ti trasformi nel fantasma diventi invisibile anche te! Raga, raga, ho appena inventato il glitch! Guardate! Non ci credo! No, 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 raga, ok, ok, abbiamo letteralmente rotto il gioco. Voglio vedere cosa succede. Ok, tra poco dovrei tornare visibile. Ma che figata! Ragazzi, oh mio Dio, ok, spero che non mi segnalino, perché vedono che sono invisibile, in effetti. Quindi se tengo queste in mano, guardate! No, 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 ragazzi, ragazzi, vi giuro, è qualcosa di bellissimo. Beh, adesso non ci resta che vincere la partita così. Sarà difficile? Probabilmente sì. Ma noi ci proveremo lo stesso con il codice creatore. Mi raccomando, Nax con 2x nello shop. No, non ci credo, mi è finito il potenziamento. Vediamo se mi ci riporta, raga, anche se non credo proprio. Oddio, sì, no, 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 ok, 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 fermi tutti. Ragazzi, codice Nax con 2x obbligatorio nello shop. Se non lo mettete, veramente siete le persone più scarse al mondo. Perché dopo quello che abbiamo fatto in questo video, per forza dovete usarlo tutti. Ok, non so se è normale, raga, che rimango invisibile tutta la partita. Credo di no, onestamente. No, ok, ok, niente. Appena hit una persona, ragazzi, me lo toglie. Per fortuna, altrimenti sarebbe troppo forte. Però adesso voglio rimettermi l'invisibilità, ragazzi. Abbiamo trovato questo bug, tra virgolette, e io lo voglio usare il più possibile. Ah no, ragazzi, non ci credo. Quando killate una persona vi toglie praticamente, cioè vi fa avere appunto la skin di quello che avete killato. Quindi niente, abbiamo tra virgolette finito qua, ma è stato bellissimo. E vinciamo la partita, ragazzi, adesso killiamo tutti. Raga, scrivetemi nei commenti se avete mai se siete mai riusciti a killare appunto il vagabondo. Perché io, raga, vi giuro, è tutto il pomeriggio che ci sto provando. Sono almeno 3 ore che registro questo video. Finalmente ci sono riuscito. E come vi dicevo, raga, all'inizio del video, questo boss nasconde veramente un sacco di misteri. Per questo, raga, è così misterioso e ci ho voluto fare un video, perché appunto secondo me potrebbe appunto entrarci qualcosa con l'evento finale o con la prossima stagione, perché veramente Fortnite, raga, ha dipinto la sua skin in un sacco di luoghi, di pareti. Insomma, raga, era pieno appunto di disegni di questo boss vagabondo, e quindi è molto probabile appunto che riguardi qualche evento futuro. E tra l'altro il mio inventario, raga, ancora è pronto a killarlo, perché ho tutte quante le robe per killarlo, ma non ho delle armi decenti per vincere. Ok, raga, non siamo riusciti a vincere purtroppo, però fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questo video, perché secondo me, raga, questo vagabondo, questo boss, riguarderà qualche prossimo evento di Fortnite. Almeno speriamo, altrimenti questo video sarà stato praticamente solo una challenge. E abbiamo scoperto che sì, ti rende completamente invisibile. Quindi mi raccomando, codice Nax con 2x nello shop, like, iscrizione al canale. Lo shop non carica. Noi ci vediamo alla prossima, bella ragazzoli.